Il tema Rai torna nella provincia grande. Recentemente il Corecom Piemonte ha convocato il gruppo Rai presso gli uffici della provincia di Cuneo per il mancato segnale dei suoi programmi all'interno della Granda. Sentiamo le parole del presidente Alessandro De Cillis. Ci siamo trovati nella provincia di Cuneo, è un'altra delle province su cui stiamo approfondendo le tematiche del mancato segnale RAI. Chiaramente il servizio della RAI, il servizio pubblico, è pagato attraverso la tassa sul possesso del televisore e prevede che all'utente venga garantita la visione dei canali appartenenti al pacchetto RAI. La problematica principale è quella della mancata ricezione del segnale regionale, che spesso invece può essere percepito come segnale appartenente a un'altra regione, nella fattispecie potrebbe essere quello della Lombardia o quello della Liguria. Abbiamo ricevuto comunque, abbiamo fatto un'indagine sollecitando i comuni, abbiamo saputo che del 1.157.000 abitanti della provincia di Cuneo, circa l'8% non riceve correttamente il segnale. Quindi per questo abbiamo deciso di convocare la RAI presso il Palazzo della Provincia per poterci confrontare insieme ai sindaci sulle importanti tematiche che stanno più a cuore agli utenti. Un altro aspetto fondamentale è che noi ci portiamo avanti col lavoro in previsione del secondo switch digitale che prenderà forma di fatto per gli utenti a metà del 2022. Il gruppo Rai però non è dello stesso parere, infatti secondo i tecnici romani sarebbero ben 10 volte in meno le persone che non ricevono appieno i servizi Rai. Ma anche Anci Pimonte, presente durante l'incontro, ribadisce i dati di Corecom. Sì, allora noi come ANCI Piemonte abbiamo partecipato all'incontro che c'è stato lunedì in provincia Cuneo sul tema del segnale RAI, abbiamo espresso tutta la nostra contrarietà rispetto a delle ipotesi che secondo noi non sono veritiere, perché i dati che sono stati presentati da Rai Way parlano di una provincia dove il segnale fondamentalmente non sconta di alcun tipo di problema se non in zone marginali. Dal nostro punto di vista non è assolutamente così, abbiamo citato come caso emblematico Mondovì Piazza, uno dei centri delle sette sorelle dove il segnale RAI non si vede, stessa cosa in alcuni dei centri turistici più importanti della Granda, dal santuario di Vicoforte, Framosa Sottana, passando per le Langhe. Siamo dell'idea che Rai Way debba reinvestire sul territorio il gettito che arriva dal canone RAI attualmente addebitato in bolletta, quindi è dovere che l'emittente pubblica metta delle risorse su un segnale che oggi è assolutamente non all'altezza. Bene, abbiamo sentito le parole di Michele Pianetta, vicepresidente di ANCI Piemonte.